Eccoci per Marcello, ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, Sì, vedo seduto a una scrivania, io lo vedo da dietro e sta cercando di... sta lavorando su un computer con il mouse, quello che deve fare lui è tenere sott'occhio che tutti, potrei dire, dei macchinari abbiano delle sequenze precise e non si incrocino, non interferiscano uno con l'altro, come se lui dal computer dovesse controllare questi carrelli e questi robot che viaggiano su dei binari e che non si devono incrociare, ecco. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Marcello, posso dire la tua città? Sì, non è un problema. Ok, magari serve, dopo la diciamo. Vabbè, comunque Genova. Quindi dà l'autorizzazione, vuole fare questo viaggio? Sì. Come lo vedi prepararsi a questo viaggio? Ha spento tutto il computer, tutto. Ha spento la luce. Ha preso le sue cose e è pronto a seguirmi. Ok, chissà perché ti sto per fare questa domanda. Ci sono dei Marcello in altre vite, di Marcello, lui, ma linee temporali parallele. Quindi non lo so, uno che ha un colore degli occhi diverso, uno che non fa questo lavoro che fa lui, uno che non è sposato mentre lui è sposato, uno che sì, era a Genova ma poi si è spostato a Savona. Quello che vedo, che mi appare, cioè sì, ci sono altri Marcello su altri linee temporali. La prima cosa che mette in evidenza è proprio arrivato chiaro così, vedo questa donna con cui lui vive in quest'altra linea temporale che è della sua fiamma. Cazzo. Però un attimo. Allora, questa è una cosa interessante. Però in quella linea temporale. Sì, In cioè lui questa ha vive con quella lì, con la sua fiamma lì. un nome, chiamiamola così, almeno ci Maggie. Maggie, ok. Ma è lui italiano? Sì. Ok, Maggie in questa linea temporale esiste? Esiste, solo esiste. E in questa linea temporale la fiamma? Attualmente Sì. sì. Quindi la moglie no. Attualmente. No, no, l'avevo già visto prima. E la moglie che cos'è? Un'anima gemella, Anima fine? gemella, sì. Di livello 5. Li vedo molto, molto complementari, tanto, sì. Però non è la fiamma. 5. Quindi può diventare fiamma. Sì. Cosa avvicina Marcello a Maggie in questa linea temporale, tanto da farla diventare fiamma, e cosa manca invece alla moglie? Chi è che è deficitario di consapevolezza? Ecco. Lui o lei? Cioè lui o l'altra? Sì,
o meglio, Maggie e la moglie sono allo stesso livello? No, chi è più su? Mi viene da dire la moglie. Stavo cercando di capire cos'è la cosa che per cui la fiamma è l'altra donna. Scusa, non ho capito. Allora, diciamo, ultimamente stiamo vedendo che con la nostra intenzione, no? Creiamo e possiamo portare l'intento sulla fiamma, su una fiamma, cioè sulla fiamma che vibra il più possibile alla stessa nostra vibrazione, no? Quindi che ha delle caratteristiche che vibrano come noi, giusto? Ok. Siccome in questo caso c'è la moglie che è di livello 5, anche un po' di più, è molto, come si dice, molto appunto affine a Marcello, però non è la fiamma. Quindi stavo cercando di capire qual è la caratteristica che fa sì che la fiamma sia l'altra donna. Ecco. Ok, però la fiamma è anche allo stesso livello dell'altra o dell'altro. Sì. Chi in questo caso è più in alto, tra Maggie e Marcello? Potrei dire Maggie? Più in alto, ok. Un pochino. Diamo un valore a Maggie, Marcello e la moglie. Allora, Maggie mi viene 20. Marcello 15, la moglie 30. Vedi, abbiamo già dato tutta la spiegazione. Infatti, perché c'era proprio un. Quindi sai, no? Sai che ne sappiamo abbastanza. La fiamma è, attenzione Marcello, la fiamma è, sì, va bene la relazione, sì, va bene l'amore, sì, va bene un grande amore, ma è una grande, grande sfida, è una grande occasione importantissima di acquisizione di consapevolezza, di acquisizione di informazioni e di accelerazione del videogioco in cui siamo immersi. Tua moglie è molto avanti. Questa è un'opportunità, no, è proprio quel caso lì, no, Elena? Questa è un'opportunità che tu non ti sei fatto mancare in un'altra linea temporale, quindi la Maggie è la tua compagna e Fiamma è nell'altra linea temporale e quindi l'hai già fatta, Sì, stai già facendo, infatti, sì, ecco, stai già facendo ecco, perché ripeterla, no? ecco. C'è comunque la Maggie, magari proprio per farsi beccare in questa sessione, ma in questa linea temporale il tuo obiettivo è un altro, raggiungere la mo tua moglie, che è già tua moglie. E Che può diventare trasformarla fiamma, assolutamente. in fiamma, Ah, sì. raddoppiando il tuo, l'abbiamo chiamato in una sessione grande valore, che è un Sì. compendio di vibrazione, consapevolezza e cervello, ma chi se ne frega, è un valore fiamma, no? Il Ecco, numero sì. delle fiamme, ok. Io non lo so, è lei che ti ha portato alle sessioni? Ah, l'ho Allora vedi detto che ci prima. sta. Ah, sì, infatti. Vibrazione di Marcello. 23 miliardi. Consapevolezza. 149. PS. 37. Vite precedenti. 1421. Cervello. 9.6. Interferenze eteriche. Allora, ma niente di così. C'è un falconiforme e un rettile. EDL. Due. Mentali. Una di livello 2, una di livello 5.
Due. Allora, due, la vedo proprio, fa sì che Marcello. No, allora la due fa sì che Marcello venga quasi inscatolato, direi, nel senso che quando gli esce un pensiero, l'entità mentale di livello 2 fa sì che venga inquadrato, come se venisse squadrato, no? Spigolato. Invece che essere un pensiero, cioè, viene fuori un pensiero che è intuitivo, che è il suo primo pensiero, che è dalla sua PS. Questa entità mentale fa sì che diventi spigoloso, che diventi troppo razionale, che diventi troppo inquadrato come pensiero. E quindi spesso lui, partendo da un, da una comunicazione intuitiva della PS, esce. Aspetta che c'è il mio eco. Portare definitivo dell'oblio, anzi, a questi qua che Sì, ascoltano. dell'oblio. Quindi nel momento in cui esce un pensiero che arriva dall'anima, che arriva dalla PS, questa entità mentale fa sì che diventi spigoloso, e quindi quello che esce fuori nel mondo è qualcosa di a volte troppo razionale, troppo mentale, anche se lui non voleva esprimerlo così. 5. Ah, ecco, sì. Questa sua reazione, allora, questa entità mentale di livello 5 è come se comprimesse, direi, le emozioni, proprio come se le chiudesse. Più salgono e più l'entità mentale di livello 5 le comprime, e più queste spingono, a tal punto che quando escono esplodono, no? E quindi vedo proprio la sua reazione, come diceva prima, di impulsività, aggressività, ok? Questo sbottare proprio, no? È dato da questa entità mentale di livello 5 che crea dei pensieri che fanno sì che le sue emozioni vengano spinte giù, e più vengono spinte giù, e più le emozioni spingono in su, ok? Fino proprio quasi a scoppiare, come il gas che esplode di colpo, ecco. Una bomba. Impianti. C'è un piccolo disco sopra alla pineale. Vedo che è arrivato subito, come se le desse, come se di notte lui si fosse un po' nel dormiveglia verso metà notte, quindi tra le 2 e le 3, perché viene attivato questo impianto atto a far sì che lui, che, attraverso il quale gli vengono messe delle informazioni dall'entità, direi più informazioni pessimistiche ogni tanto. Vedo che sono proprio con vibrazioni pessimistiche, un po' cupe, ecco. Vedo solo uno che sono riusciti a rimettere, più o meno tra il coccige e il sacro, tipo una sfera. Basta. Basta? Ok, cinema. Moglie. Come la vedi? Davanti, che come se fosse al concerto del suo cantante preferito, tutta esaltata. Figlio. Anche
fianco a sua mamma, insomma, dice dai, dai, canta, cioè, esaltati, guarda che bello. Lo esorta a divertirsi, a guardare. Genitore di Marcello. La mamma che porta il papà in seconda fila e dice vieni qua che si vede meglio. Sorella. Si mette di fianco la mamma. Ok, lo facciamo subito. Diamo a tutti la VIC, le istruzioni per creare Sela d'Eternum, nuova energia, tutto. Dalla posizione in cui sei, qual è l'invenzione più potente secondo te, tra i tre che ho citato? Ad eternum. Perché? Perché vedo che è come se dentro si auto rinforzasse, quindi parte con delle vibrazioni che porta verso l'esterno, ma poi è come se queste vibrazioni tornassero e aumentassero dall'interno e poi le porta vanno all'esterno. Continuano a aumentare e fino a portare equilibrio nel posto in cui viene messo e poi mantiene le vibrazioni così più a lungo possibile. Va bene, chiamiamo il nonno. È arrivato, non so, lo vedo molto giovane, quindi probabilmente di una vita passata o di quando era giovane, non lo so. Lo vedo molto giovane e con una divisa estiva da tennis e la racchetta in mano. Che fa? Che dice? Dice Marcello, non hai mai giocato a tennis con me. Giocava a tennis il nonno? Quindi che rappresentazione simbolica sta giocando? Ecco, quello che mi dice è come se lì lui può fare concretamente, dice, quello che abitualmente faceva, nel senso che è come se lui aveva questa capacità di rimbalzare la palla, quindi quando gli veniva additato qualcosa o arrivava qualcosa in maniera troppo brusca, lui era in grado di rimandarla al mittente, mi dice. Quindi respingere la palla in questo senso? Sì. E perché chiede, dice al nipote che non ha mai giocato, quindi non è mai stato, come dire, protagonista di questa. Sì, nel senso che con lui non ha mai avuto la necessità di rimbalzare la palla, quindi con lui era una comunicazione, si comprendevano, ecco, si comprendevano e ha sempre avuto una grossa affinità con lui, un grosso affetto per questo motivo. Diamogli una VIC. Ok, Allora, vede dall'alto e ride, sorride perché dice, ah, ci credo che mi sono messa la divisa da tennis, mi sarebbe piaciuto tanto giocarci.
come se, no, è come se. Perché aveva avuto sempre in mente questa cosa, come se, cioè, in eterico lui vede che aveva questa, idea un po' assopita, no? Come se fosse stata, un suo desiderio che era lì, ma non sapeva da dove arrivasse, non so come dire. Cioè un sogno nel cassetto, non poteva perché fosse dovuto lavorare, fare altre Sì, cose. quello non poteva, Però è come se, sì, c'era, ma è come se fosse stato lì da sé, già ancora prima di nascere, no? Quindi dice quasi come se lo fosse portato lì da un'altra vita. Va bene, il che è probabile. Qual è la causa esoterica del fatto che Marcello è molto legato al nonno? Anche durante le giornate a volte lo pensa. Il nonno è sulla terra, è collegato a lui. Non è sulla terra, non è tanto collegato a lui, è collegato all'ambiente, non tanto a una casa particolare, ma ai posti dove andava. Quindi quello che io posso vedere in eterico è che quando lui lo pensa lo incrocia. Ah. Dopo la Vic, il nonno è ancora lì nei paraggi, sarà a Genova. No, sì, era Genova, ma adesso no. Dopo la Vic già non c'è più. Ok. Perché Marcello, se parla di suo nonno, gli viene da piangere? C'era questa grossa affinità di comunicazione, io vedo, erano proprio vibravano uguale, comunicavano uguale. Anima affine, io vedo che erano anime affini, molto affini, ma proprio per questa comprensione, cioè quasi il linguaggio del corpo anche, no? Oppure si guardavano, si comprendevano, erano molto, li vedevo molto affini, li vedo, la loro comunicazione era molto semplice. Sentivo il suo affetto, non lo so, lo vedo proprio, sì. Hanno vissuto altre vite insieme? Allora, vedo in questo. Potrebbe essere quando. Sì, li vedo scappare da. Potrebbe essere l'eruzione di un vulcano. Li vedo scappare assieme. Padre e figlio erano lì però, sempre maschi, ma padre e figlio li vedo proprio scappare dall'eruzione di un vulcano. Quale? Mi è venuto Vesuvio subito, però non è che vedo il Vesuvio, ma l'informazione mi è arrivata quella. Perché li vedo proprio da davanti che scappano e da dietro che arrivano. Pompei? Sì. Ercolano? Direi Pompei, Pompei. Ma le spoglie di loro due sono presenti adesso e Ah. visitabili, visibili? Non è detto, No, infatti. né che fosse quell'eruzione, né se saranno conservate le spoglie di boh, il 5% di No, quelli, insomma. infatti pochissimi. No, stavo guardando perché vedo proprio il posto, ma no, lì no. Hanno fatto in tempo. Oh no, secondo me non le hanno. No, non sono visitabili. Ma il Sono nonno. nel fondale del mare perché li vedo comunque. Andavano verso il mare e. Il nonno passa, si ricorda questa vita precedente, passa come disincarnato, in quelle zone. Allora, finora no, perché è rimasto incastrato lì. È
era rimasto incastrato in questa cosa del tennis e non era ripassato, era rimasto incastrato lì. Non vuole andare adesso. No, non è che è tanto di... Non è tanto per la quale di rivivere quell'esperienza. È stata di sofferenza, quel tipo di morte. Va bene, chiediamogli un messaggio da lasciare a Marcello. Intanto chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Marcello e apriamo il portale aureo. Sono invitati ad entrare se vogliono, ovviamente. Che succede? Più che lasciargli un messaggio, gli mostra un movimento energetico con dei colori e Marcello lo guarda e lo comprende appieno e ne prende tutto, cioè è chiaro, lo vedi negli occhi che sa quello che gli sta trasmettendo attraverso questo movimento energetico. E cosa gli sta trasmettendo? Il senso della pace, dell'amore, della serenità. È come se in quel flusso di energia viola dentro c'è la vibrazione che riassume queste tre cose. Quindi questo è il messaggio. Il nonno lo vedi diverso, già staccato dalla terra. Ok, Sì, era già su, sì. lo salutiamo. Quanti sono i parenti di Marcello? 132. E chiudiamo il portale aureo. Andiamo adesso un po' di cause esoteriche, quelle fisiche, causa esoterica del dolore alla costola sinistra. Allora, lì vedo come se ci fosse stato un trauma, magari niente di che, solo anche magari tipo uno strappo muscolare, può essere durante un movimento fisico, e c'è questo falconiforme, quest'eco, c'è questo falconiforme che in eterico è come se gli mettesse tutte le volte una punta per far ripartire tutto il senso del dolore, della riparazione di quella parte lì tendinea. Questo, solo Sì. questo. È passato, no, di recente un po', giusto? Ok, perché? Allora, per due motivi. Allora, primo, Marcello è molto consapevole, quindi è in grado autonomamente di, anche se forse non se ne rende conto, ma di alzare le vibrazioni, di contrastare un po' comunque le interferenze. Difatti non sono tornate delle interferenze eteriche enormi, no? Sono tornate due interferenze che hanno poco peso, primo. E secondo, appunto, per questo motivo l'interferenza del falconiforme è diminuita. È probabile che se lui non fosse venuto qua oggi sarebbe riuscito, innalzando le sue vibrazioni, a mandarla via. Ginocchia deboli. No, qui è un po' una... c'è la testa che è come
Come posso spiegare, come posso descrivere? La volontà della testa è, parte un po' in maniera, Autonoma. aspetta, no, non trovo la parola. Cioè, allora, il suo fisico va con un certo ritmo, no? E qui e la testa però si sente come frustrata, nel senso che è come se avesse paura che col passare degli anni non potesse più essere così agile e scattante, ok? Quindi spinge il fisico di più di quello che in quel momento può dare. E la conseguenza è che esagera e quindi le ginocchia si indeboliscono, c'è proprio un circolo vizioso così. Ok, posso dire qual è il tuo lavoro? Ok, lavoro in banca, non lo sente più suo. Causa esoterica. Allora, prima mentre lo raccontava lo vedevo molto chiaro. In questi ultimi tempi la sua consapevolezza anche di come funziona tutto il sistema, di come funziona tutto, è aumentata parecchio e quindi anche nel sentire le energie. Vedo che lui percepisce le energie, percepisce le vibrazioni basse e quindi, essendo consapevole di tutto il sistema, avendo imparato a sentire molto di più le energie in quel posto lì, proprio non ci sta più, non vibra più, non riesce più a vibrare in maniera uniforme con il suo posto di lavoro. Quindi, ovviamente, tutti i giorni è un grosso peso. Riuscire a tenere le vibrazioni alte lì dentro è molto faticoso per lui. Qual è il suo lavoro? Che tipologia, insomma, non... L'ambito finanziario? No, vedo qualcosa che ha a che fare con all'aperto, con la terra, con i boschi. Lui sorride, non so perché. Anzi, sornione, sorride proprio. Sì, lo vedo un po' che a volte taglia degli alberi, a volte proprio rigira la terra, non so. Ma può diventare un lavoro remunerativo. Adesso lavora in banca, guadagna bene. Non so, vedo qualcosa, non ho più l'idea di come, ma lì quando lui è lì è come se fosse riuscito a predisporsi un'entrata economica o una base economica tali per far sì che anche se questo lavoro che lui fa, che gli fa bene, che gli tiene vibrazioni alte, anche se appunto, questo lavoro non gli porta proprio un grande guadagno, lui può comunque vivere bene perché ha come se avesse gestito bene prima la situazione economica, è una base per cui può stare tranquillo. Non deve per forza trovarsi un lavoro che gli dia da mangiare, ecco. Cioè in quel momento lì. Non è proprio il momento di adesso, ma è come se lui a un certo punto trovasse il meccanismo per fare questo cambiamento. Ma in concomitanza a un cambiamento nel mondo? O no? Potrebbe essere, fa vedere. Basi sono lì, ma lui trova proprio. Non è che è un meccanismo che è fuori però ha la possibilità di attivare un meccanismo che gli fa una base economica stabile e poi ha una rendita in qualche maniera, non so. Vedo proprio, cioè mi appaiono proprio tipo una scatola di soldi, no? Fermi.
e poi dei soldi che arrivano regolarmente. Ok. Il vero punto della sessione è il suo blocco nei confronti dell'anima, o almeno il primo che lui ha scritto. Non riesce a sentirla o non riesce a interpretare i suoi messaggi. Ci sono stati recentemente dei messaggi, non so, delle canzoni, e che lui non ha colto. C'è delle canzoni nuove o delle No, canzoni che lui ha sentito messaggi della specificamente? PS che lui Ah, non ha colto, così capiamo quale modalità usa. sì, allora. Degli oggetti in natura mi viene, che ne so, vedo la spiaggia con una conchiglia particolare in un certo posto. Mi è venuta questa immagine così. Oppure anche un sasso strano in un posto dove non dovrebbe essere, tipo in un bosco. Ecco, delle cose così, degli oggetti in natura. Delle parole ricorrenti che sente dire in un certo periodo sempre la stessa parola. Anche degli animali, tipo dei topini o cose così a piccoli magari, che si fermano, lo fissano e poi vanno. Qual è la ragione per cui non le senti questi, non li sente questi messaggi? Si sottovaluta, è come se. Come se lui non pensasse di essere in grado di sentirli e quindi non li sente. Non ho capito. La PS li manda, lui non li percepisce, cioè non li vede perché pensa di non essere. Aspetta, come faccio a spiegare? Allora, la PS manda questi messaggi, no? Quindi gli oggetti magari nella natura, gli animali, le parole ricorrenti. Magari lui ci fa caso, ma pensa che non è possibile che sia un messaggio della PS perché lui non pensa di essere in grado di vedere i messaggi della PS. Invece è in grado. Invece è in grado, però lì si sottovaluta. Ok, più la sua consapevolezza aumenta e più questi messaggi sono comprensibili. Sì, sono chiari. Allora, vedo che adesso lo vedo già, nel senso, vedo che dopo la sessione, appena dopo, inizierà A interpretare messaggi. Sì, anche proprio a vedere delle parole in mente e poi la cosa la vede davanti. Cioè un po' quasi al contrario, no? Prima la pensa e poi la vede, così sono anche più veloci. E poi inizia a osservare i particolari, inizierà ad osservare. Tolte le entità mentali, non avrà più quei blocchi che ha e il blocco che gli fa credere di non essere in grado. Va bene, abbiamo visto quasi tutto, ci rimane soltanto da mostrare al figlio di pochi anni i fatti deleteri dell'addiction, della dipendenza da videogiochi. Abbiamo fatto Life Game, una sessione tempo fa, che ne parla, abbiamo già avuto dei risultati inaspettati, ancora prima che le persone magari vedessero la sessione. O venisse pubblicata, creiamo quindi un estratto, un concentrato di informazioni di questa sessione e offriamoli al cinema al figlio. Previa ovviamente, promessa di Consenso. vederla.
Non senti? Sì, eh? Sì. Ah, ok. Vero perché ci sei tu in questo laboratorio col camice bianco sei, no? Dove hai tutte le questi pentoloni enormi dove ci sono dentro tutte le sessioni e prepari una piccola ampollina col tappo con scritto Life Game e gliela dai. Uccio l'alchimista. Sono un alchimista, Ele. Sei carino col camice. Spero che il gatto rosso ti venga sulla pancia e ti faccia la pasta. O come dicevano in un film, ti mangi la faccia mentre dormi. È un film Bridget Jones. Che se restava zitella finiva a casa con i gatti che le mangiavano la faccia mentre lei dormiva. Mamma. Ok, cosa fa il figlio? La beve subito e al posto allora in eterico al posto dei videogiochi c'è è come se vedesse cosa c'è dietro ai videogiochi ogni videogioco, no? E quindi quello che è fatto, quello per cui l'hanno creato. Quindi a ogni movimento del videogioco appaiono proprio l'aggancio alle menti delle persone, la dipendenza, no? Proprio si vede il meccanismo, man mano che si muove il gioco, si vede proprio il meccanismo con cui interferiscono le persone e le agganciano. Vedo proprio come se da lì partissero delle corde e delle, tipo delle, con delle mollettine che pinzano tutti i neuroni uno alla volta. Chi gestisce questo gioco? L'entità. Horus. E sopra ti direi. Addirittura sopra ti direi Odino. È più sopra. Ok, con queste nuove condizioni, se il figlio può avere nel fisico degli effetti. Ho visto un'altra cosa. Perché non c'è. A seconda del tipo di gioco, oltre a Horus e Odino, intervengono anche l'entità del secondo universo e per ogni tipo di argomento, tipo di gioco c'è un'entità diversa. Quindi guerra. Battaglie. Chissà perché i videogiochi di domande, di intelligenza, di quiz non hanno mai preso. Solo sparatutto, guerra, botte, mostri, magie, quindi cioè, Anche sì. capacità che non si hanno nella realtà e nel videogioco sì, quindi proiezione di un sé migliore, in un mondo virtuale. Supereroi che possono fare cose. Che possono volare, che possono essere grossi, muscolosi o ragazzi avvenenti. Lara Croft è proprio un cesso non era, no? Infatti. Ok, e se il figlio con queste nuove condizioni vedesse anche dal vivo, dal vero, la sessione, che farebbe? Che succederebbe? Niente o qualcosa cambia? Allora, cambia. Cioè, allora, vedo questo, c'è questa doppia possibilità. È come se la vede in un certo momento giusto, si spaventa, in senso, cioè si spaventa, ma quella paura sana e quindi lascia andare. Se invece la vede in un altro momento, sempre c'è la paura, ma viene coperta
dalla negazione e quindi continua con la dipendenza. Ok, andiamo al cluster. Ok, c'è solo una piccola parte dove c'erano già le entità mentali e adesso ci sono c'è qualche contratto in più. Apre il portale definitivo. Prende tutti i contratti e li lancia dentro. Ok, ad eternum qua. Lo sa creare? L'ha messo. Sì, ci mette anche enfasi, nel senso lo fa anche con la Cioè lo fa voce mentre crea. con grande intento, voglia. Sì. Okay. Avatar. Spento completa Via, l'avatar. subito dad Eternum qua. Messo. Con queste nuove condizioni, gli impianti, le entità mentali eteriche, le eventuali abduction, il progetto, tutto quello che ha a che fare, fa rima con interferenza, c'è ancora? Bene. Nuova frequenza. Duecentottantasei miliardi. Nuova consapevolezza. 196. PSP. 68, 32. Vite precedenti. 986. Percentuale di cervello. 10,2. Ok. Con questa situazione cosa succede nel cinema? Allora, quella, la prima cosa che vedo, che ho fatto vedere è la mamma che è tutta orgogliosa del figlio e dice a tutti, vedete, guarda cosa è riuscito a fare, guarda mio figlio cosa è riuscito a fare. Non coglie per niente l'informazione che così funziona per tutti. Ecco, quella non l'ha colta proprio. Siamogliela, che non è una festa di laurea questa è un'occasione per No. imparare, no? Sì, fa fatica a crederci, ma Ok. Ok, il padre. Allora, sembra un po' sul contenuto, no, quindi Ci è sta un sulle sue. po', sì, è un po' guarda suo nipote e sua nuora che esultano e che sono tutti felici, li guarda un po' strani. Sorella. Che bell'eco.
Sì, la sorella ha colto, come funziona, che può essere anche per lei, lei sì. E cerca di confrontarsi, proprio come se cercasse di confrontarsi con la cognata. Moglie. È molto entusiasta, molto, ha preso tutto, anche tutte le informazioni, tutto, le fatte sue, anche se vedo che molte cose già le aveva consapevolizzate, sono conferme e non vede l'ora che tocchi a lei. La rabbia c'è ancora. Marcello. No. Ok. Allora, si è trasformata, nel senso diventata una la rabbia sana, tra virgolette, nel senso che è diventata la capacità di esprimerla, non tutta ad un colpo, ma di esprimerla un po' alla volta quando arriva. E quindi la rabbia sana, direi quella che esce. In maniera, magari lo vedo che magari dice le cose con fermezza, oppure che si difende un po', no? Magari ferma qualcuno mentre dice qualcosa perché gli fa rabbia così, ma non vedo che sbotta, vedo proprio che esce più in maniera più fluida e non tiene tutto e poi esplode. Ok, messaggio finale. Immagina, proprio come allenamento, dice, immagina, di creare, un po' sospeso in aria un enorme fiore con grossi petali, ogni petalo di un colore diverso, come se tu potessi aprirlo a ventaglio e poi su ogni, ti metti con le gambe incrociate seduto su ogni petalo. Alzi le vibrazioni, in sintonia con il colore su cui sei seduto. Questo può essere un allenamento per alzare le vibrazioni. Dice proprio magari di disegnare proprio, creare proprio un fiore grande di cartone con i petali colorati e farlo così. Come lo vedi lui? Lui lo vedo su questo fiore. In eterico, Su, sospeso. il suo valore fiamma quant'è? Era 15. 23. La moglie è sempre 30. La moglie è sì, 31, però. Ok. Donna energia moglie, uomo energia lui, quadruplice abbraccio finale. Quando hanno finito, mi fa, ridici i due valori, di lui e di lei. Allora, lei 630 miliardi e lui 480. E il valore fiamma invece? Allora, 35, 28. 35, 28. Lei continua a salire, quindi. Però Un siamo po', vicini. sì, però esatto. Ok. È come se lei si fosse accorta che, è come se avesse visto in lui la fiamma, ecco, quindi si fosse accorta che è lui, no? Un passaggio prima dell'essere fiamme. Alza l'asticella, quindi. Sempre più difficile. Però è intrigante, perché apparentemente diciamo, il risultato non è immediato, no? Io, sai, no? Sì. Però è più intrigante perché l'obiettivo è più alto.
poi una volta che si è fiamme si può crescere ancora, non è che si Sì, arriva. infatti, no, esatto. Va bene, abbiamo finito.